Ben ritrovati amici di Channel e amiche, siamo qui su un nuovo episodio di Europa Universalis Common Sense. Ormai siamo al 18°, credo, perché ormai sto perdendo il conto, quindi perdonatemi se sto sbagliando in questo video, ma proseguo la partita da dove l'ho lasciata precedentemente, nel quinquennio felice. 1530, Austria, Vienna ha integrato l'Ungheria, siamo in unione personale con la Boemia, abbiamo gli Asburgo sul trono, di Francia e di Polonia e siamo riusciti semplicemente con la pazienza e la diplomazia a far sì che si sciogliesse la coalizione anti-austriaca. Nel frattempo, la Gran Bretagna ha completato l'integrazione di tutti i paesi dell'isola britannica e dell'Irlanda. Polonia e Lituania sono sempre molto forti e hanno come eredi designati gli Asburgo, la Moscovia si sta espandendo, la Svezia si sta espandendo verso, diciamo così, l'obiettivo scusate, scandinavo, e noi ci stiamo avvicinando sempre di più al grande obiettivo che è quello del manpower al 90%, prima di poter attaccare poi Liegi, il cui casus belli secondo me sta per scadere presto. No, questo è Brabant, ma abbiamo ancora il casus belli contro Liegi? Questa è la domanda. Andiamo a vedere tutto subito insieme. Tanto il nostro Franz II, 8 anni, piccolino, starà già imparando a conquistare il mondo. Chi lo sa? Allora, Brabant, Ottomani, Salisburgo, chiaro, Austria. No, abbiamo perso Liegi, ok. Quindi abbiamo soltanto Brabant entro il settembre 1531. Brabant con chi è alleato? Con Cleves e Hainaut. Niente, ragazzi, credo che sia il momento di dichiarare un po' di mercenari, perché sì, qui non ci arriveremo mai a 77.000 entro quel termine. Sono indeciso se lasciar cadere, sì, lascerò cadere l'Imperial Liberation perché non ho abbastanza soldati, non voglio distruggere il mio manpower. Potrà sembrarvi una scelta sciocca, ma avendo l'impero in pace abbiamo una crescita di Imperial Authority dello 0,24, che è una buona crescita, almeno per quanto mi sembra di aver imparato fino ad ora. 0,24-0,25 è una buona crescita, quando siamo attorno allo 0,15 è perché ci sono delle guerre in corso, e quando invece siamo sotto lo 0,10 ci sono dei grossi problemi, ma 0,24 è buono, vuol dire che ogni 4 anni abbiamo un punto di Imperial Authority, che non è male, non è male. Prima o poi arriverà la grande riforma religiosa, e questo sarà un grosso problema per tutta l'Europa, perché adesso ovviamente siamo tutti cattolici, tutti amici e tutti fratelli, ma quando arriveranno Martin Lutero, Calvino, eccetera eccetera, sarà un pochino più difficile, ma al momento fortunatamente le cose stanno andando bene. Miglioriamo le relazioni con il Palatinato, visto che abbiamo la possibilità di farlo, e diamo un'occhiata alla tecnologia. Ok, finalmente possiamo sbloccare la tecnologia militare con un meno 5, anche perché non so se avete notato, eravamo al massimo della tecnologia militare. Possiamo creare le weapon manufactory, quindi potendo fare delle manifatture militari, andiamo a vedere nella visuale economica dove c'è il ferro. Cultura, inverno, colonial, trade goods. Ok, abbiamo moltissimo ferro, come vedete. Attenzione, wow, la Toscana e il Papato sono entrati in guerra precedentemente, ma la Toscana cede Firenze, Siena, Arezzo al Papato. Firenze, Siena e Arezzo al Papato? Mamma mia, ragazzi! La Toscana non esiste più, esiste Pisa! Wow! Il Papato è riuscito ad imporsi in modo considerevole tutto il centro Italia. Quindi adesso lo stivale è diviso praticamente in quattro parti. Una parte, diciamo così, della Savoia e della Liguria, diciamo che potremmo chiamare la parte sì, nord-occidentale, savoiarda, una parte papale, una parte napoletana e una parte austriaca, che è il nord-est. Venezia conserva soltanto pochi territori, e soprattutto Venezia è alleata con la Francia. Quindi per il momento, finché non c'è la possibilità di reclamare il trono di Francia, io rimango in pace. Il tempo arriverà. Giusto, dove sta la Francia? No, qui non abbiamo nulla. Niente, va bene così.
D'accordo, intanto vedo che il manpower sta crescendo e la cosa mi fa molto piacere. Stavamo parlando però della tecnologia che ci permette di migliorare le costruzioni. Quindi, in Südtirol, Linz, Carinzia oppure Gorizia possiamo creare, oppure anche in Neuhäusel possiamo creare, sì, e basta, delle, tra virgolette, industrie, delle manifatture militari. Io direi che la Carinzia è ottima perché è anche un forte e diamo un'occhiata quindi alle costruzioni che possiamo fare. Ta-ta-ta, buildings. Weapon manufactory, local goods produced più uno. Dovrei farlo dove ho una produttività alta. A parte che non posso farlo da nessuna parte, posso farlo soltanto in Alinz. Perché nelle altre regioni purtroppo ho creato dei troppi edifici e a Cremona perdiamo un cardinale. Peccato. In Carinzia ho creato un forte un tempio, vabbè. Allora, Linz, abbiamo anche il workshop, quindi casca abbastanza bene. Possiamo fare il weapon manufactory. E andiamo. Soldi ce li abbiamo, aumentiamo di 0,45 la produttività. Quindi la prima manifattura nel 1532 non è male. Inizia lo sviluppo economico. Ok, finita la tregua con la Boemia, con la Sassonia e col Württemberg, ma questo ci interessa poco perché con la Boemia probabilmente adesso siamo in unione personale. L'amministrazione arrogante finirà fra 10 anni, l'espansione aggressiva non avrà più effetti diplomatici fra 10 anni, quindi che vi devo dire? Un'età dell'oro per la cultura. Allora, con la pace del nostro paese, grandi musicisti, artisti e poeti stanno praticamente intrattenendo in modo migliore i nostri sovrani. Traduzione libera. Questa era di cultura ci sta illuminando e sta definitivamente migliorando il morale di tutta l'Austria. Questa grande. Ah, più 5 di prestigio, ma vaffanbagno. Mi aspettavo un miglioramento nella stabilità. Questo potrei farlo io automaticamente, però forse è più importante arrivare ad una nuova idea militare, quindi no, niente, niente stabilità per ora. Intanto abbiamo migliorato i rapporti con Mainz, bla bla bla. E vediamo un po' se possiamo migliorare i rapporti con altri. Vabbè, Mainz è andato. Il Palatinato lo stiamo migliorando. Sassonia, migliorare i rapporti con i Sassoni. Anche se siamo stati in guerra con loro a lungo, quindi sarà difficile ottenere da loro fiducia, diciamo così. Attenzione, gli ottomani sono diventati difensori della fede sunnita. E Stefan è il nostro candidato al trono di Polonia. È morto Maximilian, se non sbaglio, e quindi abbiamo aumentato il prestigio di 25, la legittimità di 10, più 48 punti amministrativi, militari e diplomatici. Ragazzi, io sono contentissimo perché tutte le volte la Polonia ci regala un sacco di punti monarchici, tutte le volte che un nostro erede diventa sovrano di Polonia. Adesso abbiamo Stefan von Habsburg, che però ha 58 anni e quindi io temo che la prossima volta potrebbe essere eletto un Jagiellon, un Giagellone al trono di Polonia. Però noi continuiamo a migliorare i rapporti. Va bene, tecnologicamente parlando, adesso potremmo sbloccare un'idea diplomatica, ma io voglio andare avanti con la tecnologia, quindi la levo e posso migliorare le relazioni con qualcuno. Oh, finalmente Milano è diventata sede di un cardinale. Abbiamo 4 cardinali attivi, benissimo. E quest'altro diplomatico lo mandiamo in Castiglia a migliorare le relazioni. Ragazzi, questo è il secondo episodio in cui ci stiamo concentrando sulla pace. Non che io mi sia un pochino mosciato, assolutamente no, però come se ben vi ricordate, ci sono state delle guerre incredibili e sanguinosissime all'inizio del secolo, quindi il manpower si è azzerato. Adesso ci stiamo veramente avvicinando al limite. Quando avremo 78.000 potremo veramente dedicarci a una nuova guerra e soprattutto finalmente otterremo il bonus di questa missione, che credo che sia po un poca roba, un po' di prestigio, però meglio di nulla. No, scusate, per 10 anni 10% di tasse in più, National Res meno 0,5, quindi le tasse sono, va bene, una buona via di mezzo. Eccolo qui che l'abbiamo appena sbloccata la missione. Prossima missione. Assicurati di difendere le frontiere militari contro i turchi, quindi dovremmo fare. Do not
Not one province in Western Balkans. Oh, praticamente dobbiamo prendere tutte le regioni dei Balcani occidentali dagli ottomani. Oppure diventare controllo papale, oppure... Ah, prendere la Dacia dagli ottomani. Quindi, tolleranza della fede, della vera fede più 1, tolleranza degli etici più 1, con... E qui la stessa cosa. Va bene. Western Balkans, vediamo la mappa regionale dove si trova perché non lo ricordo mai. Questo è Eastern Balkans, questo è Western Balkans. Ah, quindi la Grecia. No, Western Balkans è un po' troppo difficile da prendere. Dacia, credo che sia questa. Perfetto. Tutta questa zona sopra al fiume. Questo è il Danubio. Non vorrei dire delle sciocchezze, però. Vediamo l'estuario che cosa dice. Sì, il Danubio. Ok, perfetto. Quindi tutti i territori nord del Danubio devono diventare nostri. Ish, diventa un po' difficile, però se vogliamo proprio una missione potremmo tentare di fare questa. Allora, prima però voglio vedere se... Voglio vedere se abbiamo ancora dei casus belli contro delle regioni dell'impero per Imperial Liberation, perché queste sono molto utili da fare. Quindi contro l'Austria, ok. Ah, contro Salisburgo e contro la Danimarca, d'accordo. La Danimarca, ragazzi, è quel che è. Il Salisburgo, sapete cosa vi dico? Che per adesso non l'attacco. Secure the military frontier, quindi difendere... Dacia, perfetto. Prendiamo questa missione che tra l'altro è scritta male perché ci manca una linea di testo. Vediamo se la Bosnia... Oh no, la Bosnia nulla. Non vuole diventare nostra... sottomessa perché non abbiamo 190 punti. Comunque, qualora dichiarassimo guerra agli ottomani, chi entrerebbe in nostro... Chi arriverebbe in nostro soccorso? Allora, smettiamo di migliorare i rapporti con gli spagnoli, che sono anche in consiglio di reggenza. 121 punti è un'ottima cosa. Ta-ta-ta-ta, relation action. Leviamo il diplomatico. Miglioriamo la tecnologia. Finalmente. Tecnologia diplomatica. Arriviamo a 10. Possiamo fare galea da guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi magari possiamo anche fare questo, che miglioriamo la flotta. Dove sta? Tac. 156 ducati. Ok. Ah, a proposito, abbiamo abbastanza denaro per migliorare... Force Limit 11, ma che Force Limit terribile. Quanto ci costa una nave, una caracca 51 e qui quanto ci costa? 46. Chiamo una caracca Gorizia. Però peccato avere un Force Limit così basso sulle flotte, eh? Non pensate. Iniziamo a creare dei... Ah, ecco, guardate un po', abbiamo il claim su tutta la Dacia adesso. Fantastico. Allora, proviamo a vedere se dichiarando guerra agli ottomani, anche se non lo facciamo adesso. Allora, entriamo in guerra contro Shirvan, Tunisi, scusate, e Najd. La Francia sarebbe contro, non entrerebbe in guerra. Polonia e Castiglia, sì, la Bosnia no. Va bene, bene che la Bosnia non entri in guerra, perché qualora entrasse in guerra sarebbe un bersaglio facile. Gli ottomani hanno 60.000 uomini e 63.000 riserve. Aiuto, noi abbiamo 45.078, Polonia e Lituania a loro volta ne hanno circa 70.000, dobbiamo essere molto molto attenti, ma soprattutto fatemi dare un'occhiata alla flotta, perché l'esercito è importante, ma la flotta è di più in questo caso, e gli ottomani hanno 85 navi, di cui 60 galei, 12 trasporti e nessuna pesante, ok. Wow, quanto costerebbe uscire dai limiti anche di parecchio? Non lo so. Intanto miglioriamo l'army maintenance per portare i nostri eserciti al massimo, in modo che poi il manpower possa crescere ancora di più. Credo che entrare adesso in guerra contro gli ottomani potrebbe essere difficile, però se riuscissi a strappare le regioni della Dacia, effettivamente sarebbe una buona idea. Dovrei entrare in guerra quando gli ottomani sono a loro volta in guerra, e questo ci potrebbe dare un discreto vantaggio. Ce la faremo? Ragazzi, cosa suggerite?
Contro la Danimarca invece, nel caso, siamo andati con Norvegia e Polonia. Ok, se dichiarassi guerra alla Danimarca, la Polonia starebbe con loro, la Castiglia con noi. No, non dichiarerò mai guerra alla Danimarca se la Polonia si rivolta contro di noi, perché la Polonia è un asset importante, quindi pazienza se poche regioni imperiali sono sotto i danesi. Ok. Ma a questo punto potrei veramente dichiarare guerra a... Il Papa posso? Ehi, declare war. No, non abbiamo casus belli, Castiglia starebbe con noi, Polonia starebbe con noi, la Francia non entrerebbe, Venezia, Sassonia e Bosnia starebbero con noi. Se dichiarassi guerra a Venezia, la Francia starebbe con loro, quindi non posso permettermelo al momento. D'accordo. La Serbia con chi è alleata? Con nessuno? Stiamo scherzando? La Serbia non è alleata con nessuno. Ed è in guerra con Bosnia, Castiglia, Aragona e Napoli. Va bene, ragazzi, abbiamo capito. Cosa dobbiamo fare adesso? Un bel... No, cosa sto facendo? Protections? Fabricate claim Serbia. Dobbiamo assolutamente entrare in guerra contro la Serbia per prendere delle regioni. E per espanderci in questo territorio, magari vassalizzando la Serbia, potrebbe essere una buonissima idea. Andiamo la Kaukarmi a Trontal. 10, 4, 5, 6, 2, 5, perfetto. Questi due eserciti bastano. Li integriamo in uno solo. E qui creiamo un bel generale con 50 military power. Günther Kolin, pochissimo. Fire 1, manovra 1, assedio 1. Ah, robaccia. Influenza, ragazzi, copritevi. Latte miele per tutti. Apriamo. Quarantena per che città? Quale città? Friuli. Oh mio Dio. Va bene, quarantena in Friuli per il problema dell'influenza. Dove posso fare altre manifatture militari? Da nessuna parte. Qui posso. Potrei fare. Beh, qui sì. Scatole. Dovrei distruggere il tempio, visto che le tasse sono 0,52. Ma noi Heuser lasciamo perdere per il momento. Devo No, la Serbia sta già prendendo tutto. Scusate, la Bosnia sta già prendendo tutto ciò che è serbo. Quindi dovrò attendere che la guerra finisca per poi cercare di prendere ciò che rimane della Serbia e magari vassalizzandolo però. Idee amministrative, abbiamo detto di no perché aspettiamo la tecnologia. La teocrazia moderna, perfetto. Teocrazia moderna mi sembra un ossimoro, però. Ci prepariamo per l'espansione verso i Balcani. Intanto qui mi piacerebbe migliorare il forte, ma non posso. D'accordo. Se a noi house volessi un altro edificio dovrei fare più 10 punti di development con una notte a secchio. No, nulla da fare. Va bene. Ok, abbiamo il casus belli contro la Serbia, dobbiamo prendere la Serbia. E quindi, visto che Serbia non è in guerra con nessuno, cioè non è alleata con nessuno, take Serbia, declare war. Abbastanza semplice. Mandiamo Günther Kulin a assediare la città, la capitale serba, che dovrebbe essere Smederevo. È forse il nome antico di Sarajevo? Non lo so, non vorrei dire una sciocchezza. Correggetemi se sbaglio. Nel frattempo magari sdoppiamo l'esercito e mandiamo anche a Raska nel cuore del paese ad assediare. Questo impiegherà pochissimo tempo, quindi poi sposteremo il nostro esercito a Nice, dove andremo avanti nell'assedia. Mi è venuto un colpo perché ho visto l'Aquila e ero convinto per un momento di essere in guerra anche con la Polonia. Vi giuro che ho avuto un infarto. Wow. Allora, ragazzi, miglioriamo i rapporti con... Va bene, Raska caduta. Con dei paesi un po' a caso perché
Non voglio lasciare dei diplomatici fermi. Tanto abbiamo molto tempo da spendere. Ecco qui. Intanto andiamo a Nice. No, ci arrivano prima i nostri amici. Merda. Nulla da fare. Quindi, ah, però. Ok, Rasca nostra. Kosovo, no, Kosovo è bosniaco. Nulla di che. Ok. Riusciremo magari a prendere proprio i serbi e Rasca. Però se riuscissi ad avere il vassallaggio, sì, sarebbe meglio. Il problema è che dovremmo attendere la fine della guerra. Contro i bosniaci. Probabilmente i bosniaci prenderanno un paio di territori, però se riusciamo a vassalizzare la Serbia, poi andiamo al caso svelli per attaccare sia la Bosnia che l'impero ottomano e cercare di includere territori ottomani o bosniaci nella Serbia. Quindi la questione balcanica inizia a diventare interessante. Ecco, guardate, abbiamo 89%, forse riusciamo a vassalizzare. Abbiamo diplomatici, ok. Stop improvement. 10 giorni. Ce la facciamo? Ah, sto togliendo la pausa, magari ce la facciamo. Poi decidiamo appuntamento al prossimo episodio. Ok, pausa. E teoria ce la potremmo fare, però dicono di no. Per quale motivo? Perché la lunghezza della guerra e bla bla bla. Però mancano soltanto 6 punti al vassallaggio totale della Serbia. Quindi, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio. Speriamo che la Bosnia non faccia troppo casino e ci dia modo di vassallizzare la Serbia. Sarebbe veramente un colpo da maestri. Mettete un pollice in su e fra poche ore il prossimo episodio. Dandy Channel è tutto, alla prossima.